Di che cosa parleremo? Non si sa. Allora, aspetta. Io non voglio essere qui, mi hanno costretto di fare questa cosa. Il progetto Capetoste io l'ho conosciuto quando era a Berlino. Diciamo tutta, la verità è che abbiamo conosciuto Capetoste rispondendo ad un annuncio su quesiti per acchiappanza. Capetoste e Cantina Giardino. 3 anni di collaborazione, 3 anni di eventi veramente interessanti. Il più interessante è stato Accordi Saporiti, ma ci sono stati anche i grand tour no gastronomici. Ripeto, rinizio, ricomincio. Allora, con Capetoste abbiamo organizzato una serie di appuntamenti qui al Maeba, improntati sulla cucina di altri territori, ma con l'utilizzo di materie prime irpine. Questo è Dutch Courage, no? Noi della Segale abbiamo conosciuto Capetoste grazie a 2 eventi gastronomici che si sono svolti qui in fattoria da noi. In questi eventi siamo riusciti a far coincidere la passione nostra per la terra e la passione di Capetoste per l'enogastronomia. Qual è l'altra domanda? Ma fondamentalmente penso che i miei conoscenti non dovrebbero affatto sostenere il progetto Capetoste. Perché Capetoste è antipatico, perché cucina male, ci fa bere brutti vini. No, io credo che è un progetto che non andrebbe assolutamente sostenuto. Io penso che Capetoste sia un progetto molto stimolante, un progetto di valorizzazione del territorio. Che amano. Prima di tutto per curiosità. Perché diciamo curioso. Che quello che viene proposto a livello culinario è nuovo. Perché si fa cultura, ci si diverte, si cresce insieme e si va avanti. Veramente un progetto interessante, ma non solo per quello che diciamo dal punto di vista culinario, perché praticamente è un'esperienza. È una performance dove anche stesso il fruitore diventa attore. Perché si investe in cultura e ricerca e non gastronomica. Mi tocca essere serio perché mi hanno minacciato. No, Capetoste penso sinceramente debba essere sostenuto per un motivo abbastanza semplice, perché Capetoste è un avventuriero. Si spinge diciamo nel mare dell'ignoto e lo fa con coraggio, quindi bisogna sostenere il coraggio. Sosteniamo Capetoste.